In lotta contro la carenza di personale, ma con obiettivi chiari sul PNRR per implementare l'offerta sociosanitaria. Poi un grande lavoro organizzativo sulle liste d'attesa e la volontà di fare rete fra ospedali, territorio, cittadini e medici di base. Questi i pilastri con cui vorrà muoversi la nuova governance della SST Ovest milanese che si è presentata nelle scorse ore a Legnano. Il nuovo direttore generale Francesco Laurelli proviene dalla SST Melegnano Martesana e ha già iniziato a lavorare anche sui dossier degli ospedali di Magenta e Abbiategrasso. Abbiamo delle strutture buone, perché Abbiategrasso è strutturalmente un buon ospedale. C'è qualche problema più che in altri ospedali di carenza di risorse umane in questa fase, sia di infermieri che di medici, anche se ci sono poi delle attività di sicuro rilievo che hanno un loro funzionamento ottimale. Quindi quello che mi sento di dire oggi è che cercheremo di ascoltare le esigenze del territorio, dei nostri professionisti che già lavorano lì, di capire che potenzialità ci sono e nei limiti del possibile cercare di sviluppare. Per Laurelli e per la SST nel futuro del Cantù c'è l'intervento sui reparti subacuti e di medicina interna come la soluzione della sede dell'ospedale di comunità. A una valutazione con il territorio invece è la questione delle questioni, ovvero l'utilità o meno del punto di primo intervento così come funziona oggi. Sicuramente diciamo che alcuni servizi che oggi sono un po' contratti vanno sicuramente riportati alla loro dimensione, quindi il reparto dei subacuti piuttosto che c'è l'ospedale di comunità che era stato collocato lì in modo temporaneo, adesso dovremo fare una valutazione. Quindi ci sono, o la stessa medicina che è comunque contratta come posti letto. Io credo che quelli sono sicuramente i punti da cui partire per cominciare a ripopolare una parte dell'ospedale. Poi sugli altri servizi bisognerà vedere che cosa si può fare, però prima credo che sia utile che noi ascoltiamo sia una narrazione della storia di quello che è successo, sia che cosa diciamo gli interlocutori del territorio hanno come idea, insomma, ecco.